c'ho l'ansia. Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, questo è un video in cui vi dirò che c'ho l'ansia. Alla base io sono una persona ansiosa. Da un paio di anni, ma forse anche meno, ho iniziato ad esserlo un pochino di meno. E ho iniziato ad esercitare il mantra più bello del mondo. Masticazzi, masticazzi, masticazzi. E quindi l'ansia viene meno, chiaramente. E quindi sono decisamente molto meno ansiosa. Ma per rendervi partecipi della ormai vecchia me, ecco qua una lista delle cose che prima mi mettevano ansia. Beh, potevo direttamente scrivere tutto, però sì, mi metteva ansia più o meno tutto. Però diciamo che oggi ve ne elenco tre di cose che mi mettevano particolare ansia e poi il resto magari me le scrivete qua sotto voi e se vi andrà bene vi potrei scrivere, anzi vi potrei fare un altro video in cui vi dico le altre cose che prima mi mettevano ansia. Numero 1. L'ansia dello scegliere le scarpe da mettermi per uscire. Ragazzi, questa era terribile. Perché i tacchi, sì, sono pure belli. Ma se poi andiamo su San Pietrini? Sulla bricciolina! Su un asfalto poco dritto, a tutte le buche per fatte, fa proprio la figura di quella che c'ha l'anca sciancata? Mettere quelle da ginnastica. E se alla fine dovevo andare a un evento importantissimo come incontrare la regina Elisabetta? No, no, capite? Ansia. Numero 2. Il fondotinta. Oh, non so per quale motivo, però io a 12 anni o ero daltonica, a tratti, o tutti i fondotinta dei tempi erano camaleontici. Lo compravo in negozio, il fondotinta, e la commessa mi diceva: ah, cava, questo è perfetto per te. E lo acquistavo andando o sulla fiducia o avendo il faretto di luce malefico, quello chiaro, quello bianco dei negozi che faceva sembrare tutto uguale, quindi tutto perfetto. Arrivavo a casa, lo applicavo e puntualmente sembravo un umpalumpa. Oddio, ansia! Ma non demordevo, Lo stendevo benissimo. Calcolavo bene che non si vedesse più lo stacco tra collo e corpo. Su tutti gli specchi di casa mi andavo a controllare. E se stavo da sola lo chiedevo persino a quel santo del cane che mi guardava con due occhi sbarati, come a dire: porella, mamma mia come sta messa male, porella. Comunque, soltanto una volta convinta al 100% di essere perfetta, uscivo di casa e tada! C'era sempre uno stronzo improvvisato make-up artist che mi diceva ste parole. Au! Ma che te sei caduta dentro una pozzanghera? O oggi ti andava di truccarte con la cazzuola? Capite? Ansia. Sì, sì. Poi ho scoperto che cosa volevano comunicarci quelli che ci dicevano di scegliere e di truccarci il fondotinta con il fondotinta, insomma, alla luce. Sì. Ho scoperto le luci naturali dopo un po' di tempo. Numero 3. Ansia per i capelli. Se li faccio ricci domani li devo rifare. E se non c'ho tempo di rifarmeli? Sembrerò una pazza con un nido di vespe sulla capoccia. E se alla fine oggi me li faccio ricci e mi escono troppo grossi? Se smontano dopo un'ora. Oh, e se escono troppo piccoli? Sembrerò direttamente una deficiente che gioca a fare la principessa Sissi. Ma che li devo lavare? E se poi dopodomani devo rifare quella cosa importante e poi me li devo rilavare? E chi ce l'ha il tempo? Potrei lavarli direttamente domani, anche per non stressarli troppo. Il che finiva sempre poi con un ok, coda. Anche se poi mi rimaneva pure l'ansia di non essere bella cagoda. Insomma, de ansia ce l'avevo per tutti e per tutte e per tutte le cose che facevo. Ansia, ansia, ansia. Oh mamma mia, come vivevo male. Non so come ho fatto fino a mo a resistere. Quindi ragazze, tesori miei, ditemi qua sotto tutte le vostre ansie. Voglio saperla dal primo all'ultimo, perché una di quelle che sarà scritta meglio, proprio quella più bella in assoluto, quella che farà più ridere, anche un paio se ne vedo che sono più belle, le inserirò nel prossimo video citando chiaramente il nickname vostro, quindi finirete tra virgolette nel mio video, e chiaramente interpreterò io la vostra ansia facendola tra virgolette mia. Sarà tipo un mini bonus alla fine del video, del prossimo video, con le altre, bene sì, mie ansie. Passate, barra non passate, perché è una cosa da coda, faccio pure mo', detto proprio sinceramente.
Quindi niente tesori, io vi mando un grosso grosso bacio, spero di avervi strappato anche un piccolo piccolo sorrisetto, piccolo piccolo piccolo, vi mando un grosso grosso bacio, spero che vi iscriverete al canale, spero che metterete un bel pollicino in su che ci serve tanto qui, un bel pollice in su, e io niente, vi mando un grosso grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!